I temi decadenti aprono e contraddistinguono il fenomeno culturale del Novecento. Se l'Ottocento è stata l'epoca della pienezza del sentimento e della realtà di una visione ordinata, compatta, oggettiva del mondo e dell'unità della coscienza, il Novecento appare caratterizzato dall'angoscioso smarrimento della coscienza di fronte al non senso della vita, dalla frantumazione dell'io, oppure, anche all'estremo opposto, dall'idea esaltante di un modo rivoluzionario di essere. I letterati tendono ad occuparsi esclusivamente di letteratura attraverso le riviste italiane, alcune legate al fascismo, altre interessate al dibattito letterario, alla narrativa d'opposizione, principalmente attraverso autori come Moravia e Silone, e attraverso una nuova stagione della poesia lirica, libera da ogni intenzione oratoria, didascalica, discorsiva. L'artista si era ritrovato solo con la sua angoscia esistenziale di uomo di pena e di naufrago senza domani, e di conseguenza si affida alla poesia come all'illusione suprema, capace di riscattare l'uomo dal male di vivere. I temi della letteratura decadente principalmente sono la nevrosi, la malattia intesa come inettitudine espressa in modo diverso da Svevo nella coscienza di Zeno, da Pirandello nel Fumo di Pascal, e sebbene in maniera differente da Pascoli, attraverso il tema del fanciullino. Un altro tema della letteratura decadente è la morte, la comunione dell'uomo con la natura, il vitalismo dionisiaco e il superomismo, due tra i temi fondamentali della letteratura danunziana. La predominanza dei temi dell'io, nell'intimismo di Giovanni Pascoli e nell'estetismo di Gabriele D'Annunzio, segnarono un irreversibile cambiamento rispetto alla poesia pubblica e dichiarativa di Giosuè Carducci. Ed è proprio a questi due grandi autori che è dedicata questa prima parte della nostra serata. Novembre di Giovanni Pascoli. Gemmia l'aria, il sole è così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il bruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto il cielo e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano, da giardini ed orti, di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti. Di Giovanni Pascoli. Ma faccio la finestra e vedo il mare. Vanno le stelle, tremolano l'onde. Vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, arida il vento. Sul mare è apparso un bel ponte d'argento. Ponte gettato sui laghi sereni. Per chi dunque sei fatto e dove meni? Temporale di Giovanni Pascoli. Un bubbolio lontano rosseggia l'orizzonte come affocato, a mare, nero di pece, a monte, stracci di nubi chiare, tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Il
10 agosto, Giovanni Pasqua. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'avea nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, il suo nido nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse, perdono, e restò negli occhi aperti un grido, portava due bamboli in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano, egli immobile, attonito, a dita bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle, lo inondi, quest'atomo opaco del male. Adesso andiamo un po' più nello spesso, eh? Dal piacere di Gabriele D'Annunzio, un bellissimo pezzo. Alle 11 egli era dinanzi al palazzo e l'ansia e l'impazienza lo divoravano. La bizzarria del caso, lo spettacolo della notte nivale, il mistero, l'incertezza gli accendevano l'immaginazione, lo sollevavano dalla realtà. Splendeva su Roma in quella memorabile notte di febbraio un pleniluglio favoloso di non mai veduto lume. L'aria pareva impregnata come di un latte immateriale, tutte le cose parevano esistere di un'esistenza di sogno, parevano immagini impalpabili come quelle di una metera, parevano essere visibili di lungi per un irradiamento chimerico delle loro forme. La neve copriva tutte le verghe dei cancelli, nascondeva il ferro, componeva un'opera di ricamo più leggera e più gracile di una filigrana, che i colossi ammantati di bianco sostenevano come le querci sostengono le tele dei rami. Il giardino fioriva a similitudine di una selva immobile di gigli enormi e difformi, congelato. Era un orto posseduto da un'incantazione lunatica, un esanime paradiso di selene. Muta, solenne, profonda, la casa dei barberini occupava l'aria. Tutti i rilievi grandeggiavano candidissimi, gittando un'ombra cerulea, diafana come una luce, e quei candori e quelle ombre sovrapponevano la vera architettura dell'edificio, il fantasma di una prodigiosa architettura ariosteca. Chino a guardare l'aspettante non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico, se Elena Hetfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita da ermellino. E come il suo spirito piacevasi di indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si mescessero e confondessero stranamente le due ansie, la reale per Elena e l'immaginaria per Maria. Un orologio suonò da presso nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante, e pareva come se qualche cosa di vitreo nell'aria si inclinasse a ognuno dei tocchi. Andrea guardò aguzzando la vista verso il portico. La notte di luna e di neve era sotto il dominio di Maria Ferres come un'invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva l'immagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del simbolo soggiogava lo spirito del poeta. E allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno gli suggerivano le apparenze delle cose. Era un sogno poetico, quasi mistico. Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di soprannaturale bianchezza per immolare la sua propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte le cose bianche intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire ave ed ame al passaggio della sorella.
il silenzio viveva. Ecco, ella viene, è avvolta nell'ermellino, porta i capelli costretti e nascosti in una fascia, il suo passo è più leggero della sua ombra. Un'ombra cerulea, come una luce che si tinga di uno zaffiro, aglio stero. Chino a guardare l'aspettante non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico. Se Elena Hetfield, vestita di porpora, o Maria Ferres, vestita da ermellino. E come il suo spirito piacevasi di indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si mescessero e confondessero stranamente le due ansie, la reale per Elena e l'immaginaria per Maria. Un orologio suonò da presso nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante, e pareva come se qualche cosa di vitreo nell'aria si incrinasse a ognuno dei tocchi. Andrea guardò aguzzando la vista verso il portico. La notte di luna e di neve era sotto il dominio di Maria Ferres come un'invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva l'immagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del simbolo soggiogava lo spirito del poeta. E allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno che gli suggerivano le apparenze delle cose. Era un sogno poetico, quasi mistico. Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di soprannaturale bianchezza per immolare la sua propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte le cose bianche intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire ave ed ame al passaggio della sorella. Il silenzio viveva. Ecco, ella viene. È avvolta nell'ermellino, porta i capelli costretti e nascosti in una fascia, il suo passo è più leggero della sua ombra. Un'ombra cerulea, come una luce che si tinga di uno zaffiro. I gigli enormi e difformi non si inchinano, poiché il gelo li ha irrigiditi, come quelli dei paradisi cristiani, e hanno una voce e dicono Amen. Così sia. La dorata va ad immolarsi. E così sia. Ella è già presso l'aspettante, fredda e muta, ma con occhi ardenti ed eloquenti. Ed egli, prima le mani, la bacia, e così sia. Ed egli poi le labbra, le care labbra che non sanno le false parole, bacia. E così sia, fuor dalla fascia discinta, si effondono i capelli con un gran flutto oscuro, ove tutte sembrano raccolte le tenebre notturne, fugate dalla neve e dalla luna. E l'altra non veniva. Nel silenzio e nella poesia cadevano di nuovo le corde degli uomini, scoccate dalle torri e dai campanili di Roma. Da L'Arcione, La Sierra Fiesolana di Gabriele D'Annunzio. Fresche le mie parole nella sera, che siano come il fruscio che fa le foglie del gelso, nella man di chi le coglie silenzioso. E ancor s'attarda, all'opera lenta, sull'alta scala che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie, cerule, e pare innanzi a sé distende un velo, ove il nostro sogno si giace, e par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo, e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sì per il tuo viso di perla, o sera, e per i tuoi grandi umidi occhi, ove si tace l'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera, ti sieni come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva, commiato lagrimoso della primavera, sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini dai novelli rose e diti, che giocano con l'aura che si perde sul grano che non è biondo ancora e non è verde, e sul fino che già patì la falce e trascolora, e sugli olivi, sui fratelli olivi che fanno di santità pallidi, vivi e sorridenti,
Laudata sì per le tue vesti aulenti o sera, e per il cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami in fiume, le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano del mistero sacro dei monti, e ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni uman desire, e nel silenzio l'or sempre novelle. Allora adesso Selene ci leggerà un pezzo tratto sempre dall'Annunzio, ma dal Notturno. Il Notturno nasce dalle annotazioni prese dall'Annunzio in un periodo di cecità e di mobilità forzata, in conseguenza di un incidente aereo che gli aveva provocato il distacco dalla rete, famoso. L'opera definitiva conserva l'originario carattere dell'annotazione frammentaria, fatta di percezioni della realtà, colte solo attraverso l'udito di visioni, fantasie, ricordi che si susseguono disordinatamente. Grazie. Sento il sole dietro le imposte. Sento che c'è un'acqua di marzo chiara e languida sul canale. Sento che è bassa marea. La primavera entra in me come un nuovo tossico. Ho le reni dolenti in una sonnolenza rotta di sussulti e di tremori. Ascolto. Lo sciacquio la riva lasciato dal battello che passa. I colpi sordi dell'onda contro la pietra grommosa. Le grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocchi, le loro risse stridenti, le loro pause galleggianti. Il battito di un motore marino, il chioccolio sciocco del merlo, il ronzio lugubre di una mosca che si leva e si posa, il ticchettio del pendolo che lega tutti gli intervalli, la gocciola che cade nella vasca da bagno, il gemito del ramo nello scallo, le voci umane del traghetto, il rastrello sulla ghiaia del giardino, il pianto di un bimbo non consolato. Una voce di donna che parla e non si intende, un'altra voce di donna che dice: a che ora? A che ora? Dal bulbo dell'occhio con una fitta improvvisa rompe il giacinto violetto. Serro i denti, sento le barbe aggrovigliate nel cervello, sento distinte le membrane e le squame carnose. Il campo s'allunga, il fiore si compisce, si infoltisce, si appesantisce, è cupo, è quasi nero. Lo vedo. Chi me l'ha screpato? Ho paura del mio grido folle, l'umore mischioso si impiastra alla compressa, mi cola giù per la gota. Il nero rispunta con una fitta più acuta, rinasce, si stronca e si invesca. E io grido, rigitta ancora, si spezza ancora. Oggi non ho più nell'occhio il giacinto cupo. Oggi nell'occhio non so che fiore villoso, tra rossigno e giallino, simile all'orecchio di un cuccioletto. Come può la pioggia di marzo avere questo suono argentino, questo clangore che brilla? Slegatemi i piedi. Come può la pioggia di marzo aver rapito gli spiriti del tripudio alla baccante che dorme? Slegatemi i piedi, per i capelli, per i lunghi capelli, afferrerò la pioggia di marzo sognatrice di crotalo. Ecco che la grazia della mia giovinezza entra, senza toccare il pavimento, sollevando pian piano l'arcobaleno. È la mia magia questa. Davvero dunque la malattia è d'essenza magica? Tutto è presente, il passato è presente, il futuro è presente. Questa è la mia magia. Nel dolore, nelle tenebre, invece di diventare più vecchio, io divento sempre più giovane. Ma che bravo! Sopra che ha scritto Selene, forse la pioggia del di dietro, la sua. Tra i temi più significativi della poesia del Novecento, del secondo Novecento, pur nell'estrema varietà che la caratterizza, è opportuno menzionare l'impegno sia etico e civile che nasce anche dalla meditazione dei mali e degli orrori della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale. E quindi prioritario riferirsi per Paolo Pasolini, a Edoardo Sanguinetti, a Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Calvino e a Salvatore Quasimodo, esponente anche della poesia ermetica, di cui ora Flavio ci darà
umile saggio. E la tua veste è bianca. Santa quasi. Piegato hai il capo e mi guardi. E la tua veste è bianca. E un seno affiora dalla trina sciolta sull'omero sinistro. Mi supera la luce. Trema e tocca le tue braccia nude. Ti rivedo. Parole avevi chiuse e rapide che mettevano cuore nel peso di una vita che sapeva uscire. Profonda la strada su cui scendeva il vento certe notti di marzo. Ci svegliava ignoti come la prima volta. Autrice di continua produzione poetica, sempre legata all'immediata narrazione di un animo profondamente segnato dalle esperienze della vita, fu Alda Merini, di cui Anto. Folle, folle, folle d'amore per te. Mi sono innamorata delle mie stesse ali d'angelo, delle mie nari che succhiano la notte. Mi sono innamorata di me e dei miei tormenti. Un erpice che scava dentro le cose, o forse fatta donzella, ho perso le mie sembianze. Come sei nudo, amore, nudo e senza difesa. Io sono la vera cetra che ti colpisce nel petto e ti dà larga resa. Più tardi, finendo il discorso di prima, più tardi le esperienze crepuscolari di Guido Quezzano da un lato e le opposte dei futuristi, il cui maggiore esponente fu Filippo Tommaso Marinetti, proseguono accentuandone nella sperimentalità le due vie personaliste di Pascoli e D'Annunzio, identificando così una linea separatrice di frattura con la passata tradizione letteraria sia dal punto di vista delle tematiche sia dal punto di vista del linguaggio. Dottore? Il buon compagno di Guido Gozzano non fu l'amore, no, furono i sensi curiosi di noi, nati per culto del sogno, e l'atto rapido, inconsulto, ci parve fonte di misteri immensi. Ma poi che nel tuo bacio ultimo spensi l'ultimo bacio e l'ultimo sussulto, non udì che quell'arido singulto di te, perduta nei capelli densi. E fu vano accostare i nostri cuori già riarsi dal sogno e dal pensiero. Amor non lega troppo eguali tempre. Scenda l'oblio, immuni da un buon si prosegua più forti per sentiero, buoni compagni ed alleati, sempre. Leggere Marinetti è un'impresa, amica. Dominare, di Filippo Tommaso Marinetti. Dominare, straripare d'azzurro e di silenzio due minuti. Strada scendere, 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 salire, scendere, scendere, pianerottolo d'un torrente, scendere ancora, ancora, ancora a fuga dalle colline e vallate, subitaneo, telebrazzi, dei contrafforti, dei rodopi a picco, sotto i piedi dell'aviatore, tra due chiarori di fiumi. In questa temperie culturale e politica si affermò la poesia pura o nuova per l'esigenza di essenzialità della parola, che tentò di dare voce al sentimento di disperazione e di desolazione dell'uomo che aveva visto crollare le sue speranze e illusioni. Nasce così l'ermetismo, il cui carattere specifico è l'incomprensibilità voluta per escludere il nome detti ai lavori. Sul piano letterario, con il termine ermetismo, si sottolinea una poesia dal carattere chiuso, ermetico e volutamente complesso, solitamente ottenuto attraverso un susseguirsi di analogie di difficile interpretazione. Le caratteristiche di questa poesia possono essere espresse nei seguenti termini: ripetizione del vocabolo che diviene talvolta ossessivo, la contrazione della sintassi che produce varie interpretazioni di una stessa frase e tutte accettabili, l'abolizione totale e parziale della punteggiatura, abbiamo appena
sentito un esempio, nuovo valore è dato alle pause che si fanno grevi, quindi di significato, essenzialità dei vocaboli e della lingua, carattere evocativo, perché ovviamente ci riporta alle immagini, frammento, preferenza per i testi molto brevi, e l'atteggiamento introspettivo prevale sull'impegno, evidenziando un rapporto molto labile con la realtà politica e sociale dominata allora dal fascismo. Alla base di questo movimento, che ebbe come modello i grandi del decadentismo francese come Mallarmé, Rimbaud e Verlaine, si trova un gruppo di poeti, gli ermetici appunto, che seguirono il modello di Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo, come soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Mattino. Mi illumino d'immenso. Dannazione. Chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà. Perché bramo Dio? Dov'è la luce? Come allodola ondosa nel vento lieto sui giovani prati, le braccia ti sanno leggera, vieni, ci scorderemo di quaggiù e del mare e del cielo e del mio sangue rapido alla guerra, di passi d'ombre, memori entro rossori di mattine nuove, dove non muove foglia più la luce, sogni e cruci passate ad altre rive, dov'è posata sera, vieni, ti porterò alle colline d'oro. L'ora costante, liberi dell'età, nel suo perduto nimbo, sarà il nostro lenzuolo. Stella, tornano in alto ad ardere le favole, cadranno con le foglie al primo vento, ma venga un altro soffio, ritornerà scintillamento nuovo. Dopo Ungaretti, che avrete riconosciuto, il male di vivere. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori dal prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Sempre di Montale, ho sceso dandoti un braccio. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei è il vuoto di ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più, con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Abbiamo introdotto una novità nell'architettura delle nostre serate. Una pausa, bravo. Come avete fatto a capire? Una pausa. Perché c'era scritto? Perché così vi prendete, fate tempo a svegliarvi, cioè magari un attimo a rinfrescarvi un po'. Ecco, piace noi anche di quello che esatto. E noi bere un po' d'acqua, se volete bere qualche cosa, fate un po'. Sì, abbiamo messo morso eccetera. E più chi vuole dire qualcosa. E se qualcuno vuole dire qualche cosa, cose carine però, cose super, non è bello. Se volete farci complimenti, fate il pure. Vediamo se siamo bravi. Stai un attimo, zitto, ci parla. Faccio l'eco. No, dicevo, se avete qualcosa da dire, soprattutto se avete qualche domanda da fare nell'ambito delle cose che noi sappiamo, perché sono tantissime, però no, ci piacerebbe anche in questa pausa, no? Avere un attimo di interazione con il nostro gentilissimo e piacevolissimo. Cosa ne pensate di questo modo di le cose, troppo carino, però sì, 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 carino. Se poi se fosse così, iniziata la pausa. Se volete, potete parlare. Allora, nel panorama teatrale italiano tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento,
coesistono due tipi di teatro, corrispondenti a due aspetti della piccola borghesia: il teatro di tipo Danziano e il teatro di tipo Pirandelliano. Il teatro di Gabriele D'Annunzio, che esalta l'eroismo e fa l'apologia del superuomo. Il teatro di Pirandello, un teatro di crisi, crisi dei valori risorgimentali, crisi dell'identità individuale e sociale, alienazione dell'uomo nella famiglia e nella società, alienazione dell'intellettuale nel nuovo mondo. Questi due teatri non si oppongono, si completano, rappresentano la società dell'epoca. Si può dire che D'Annunzio chiude un'epoca, mentre il teatro di Pirandello si sviluppa dal 1916 in poi e introduce il Novecento. In Italia, già dopo l'unità politica, cominciò a delinearsi un primo tentativo di teatro nazionale, anche se dal punto di vista culturale. Bisogna sottolineare altresì che alcune forme di teatro dialettale, specie se di alto livello, sono state preferite dal pubblico delle rispettive regioni di appartenenza. Ora Selene e Maurizio ci daranno un esempio sul teatro dialettale di Gilberto Borgo. Ma mi viene veramente da ridere, perché prima di tutto mi vergogno in un modo immondo, secondo non ho nessuna intenzione di assomigliare nemmeno lontanamente a Gori. Perché non ci assomigli, perché non hai i baffi, perché non ho i baffi, non ho la sua mimica facciale, non ho i suoi occhi, non ho la sua capacità comica nella maniera c'è il cuore, più assoluta. C'è il cuore, ma il cuore non basta, sul palcoscenico non basta. No, è una cosa per cui chiedo scusa già in anticipo, chiedo scusa ovviamente alla memoria di Gori, perché è veramente una cosa difficilissima che non abbiamo provato, niente, nella maniera più assoluta è di una improvvisazione drammatica, quindi sarà una cosa penosa. Ma no, dai. Però dura poco, quindi state in campana, magari chiudete gli occhi, pensate ad altro, ma... È più facile recitare, quasi Gasman. No, ma voglio dire, è più facile fare Gasman che non Gori, no? Voglio dire, romani, cittadini, cioè è più facile, no? In qualche modo. Gori è duro. Ti sei cimentato in tutti i possibili dialetti immaginabili. No, ma non è il dialetto che fa spavento, cioè il testo in sé è piccolo, no? La famosa scena dei maneggi con Anna Fischer, che è una scena terrificante per la sua notorietà, quindi accende la sigaretta alla capovolga per non consumarla, era la prima minima. Sì, era capito, però mi hanno messo il portacenere fuori proprio per fargli capire che qui non si può. Vabbè, adesso con un po' di tranquillità, Gigia, Gigia? Sì. Beh, l'ho visto mio fratello. L'ho visto mio fratello. E ti ha detto? E ho visto mio fratello. E cosa ti ha detto? Gigia. Ma che siamo, Al solito. Manco pomello. No, dico, manco pomello. Ah, manco pomello. Tu ti sei tutto matto. Ma come sono tutto matto? Chi ho cagassetta e non ho pomello. Ah, manca un pomello. Manca un pomello, come al solito. Tu ti sei tutto matto. Allora, a che va? A gassetta e pomello. Gassetta e pomello. Gassetta e pomello. Ah. Chi è che ha gassetta? Da lei a pomello. Ah, dove l'è? Tu da lei il tuo pomello? Non so, dimmelo ti. Dimmelo ti, dove l'è il pomello? Scusi me. Chi ho il pomello? E chi è la gassetta? Ah, ma mi sono pomello, chi è la gassetta chi? E come fa a fare i giochi così? Ah, ti sei bello tipo, la prossima volta non mette da re, non mette chi un pomello per lei? Scusa, Gigia, gassetta e pomello, gassetta e pomello, gassetta e pomello. Ah, non è difficile. Non è difficile, gassetta e pomello. E allora? Ti fai una figuraccia. Se riesco a fare la gassetta e pomello. Bella figuraccia. Ti è fea figuraccia. Perché il pomello, quando l'è qui, è qui,
E qui? E qui. Poverino. Ah, ora lo capisco. Ha tutta questione di principio. Il dialetto è meraviglioso. Mi chiedo scusa. Bravissimi. E anche a Gobi soprattutto. No, ci piaceva la questione. Non parliamo quasi mai del discorso dialettale, però effettivamente è un grande rappresentante del teatro. Quindi era giusto dover tornare comunque una rappresentazione anche della base dialettale. Allora io dico, ci divertiamo un attimo. Non prendiamo in giro Gobi. Il filo conduttore di una certa timida forma teatrale prettamente italiana cominciò a prendere corpo già alla fine dell'Ottocento con Giovanni Verga. Il suo stile, definito verismo, influenzò molti autori del suo tempo. Ma chi riportò il gusto teatrale italiano nei fasti nazionali ed internazionali fu Gabriele D'Annunzio, che sconfessò il verismo di Verga introducendo un neo-edonismo scenico e scenografico di carattere epico, eroico, passionale nella struttura delle storie, arricchito per di più da un lessico pregno di parole rare e di neologismi. Fin dall'inizio del Novecento si delineano due tendenze: il teatro passatempo e il teatro provocazione, il cui scopo è quello di sorprendere il pubblico, costringerlo a reagire e a riflettere. Nascono così diverse forme: il teatro d'avanguardia, il teatro futurista. Uno spettacolo frammentario, disorganico, veloce, paradossale, con priorità a gesti e alle mimiche, e dove il pubblico è invitato ad intervenire. Poi il teatro grottesco, parodia del teatro borghese presentato in uno specchio deformante, mette in scena l'uomo marionetta. Tra i principali rappresentanti, Luigi Pirandello. E proprio Pirandello, per esempio, in Sei personaggi in cerca d'autore, mette in scena alcuni tra i temi più cari della sua filosofia. Facendo uso del metateatro, racconta il conflitto tra autore e letteratura drammatica del tempo, e fra autore e attori. Pirandello allude poi metaforicamente anche all'impossibilità di comunicare, al rapporto tra verità e finzione e all'inconsistenza della persona individuale. Ma Pirandello fu anche un grande scrittore, e tra le sue opere più famose ritroviamo Il fu Mattia Pascal, un romanzo che può essere inteso come la storia di una faticosa presa di coscienza attraverso sviamenti, errori ed illusioni, pagati a caro prezzo da parte del protagonista. La struttura narrativa del testo, moderna e innovativa per l'epoca, riflette la particolare visione del mondo pirandelliana. Ed ecco un pezzo significativo tratto proprio dal romanzo, Il fu Mattia Pascal. Ecco qui, se mi consente la sua maestà, io devo dire due parole prima di leggervi questo pezzo che io trovo straordinario come tutta l'opera pirandelliana. Pirandello per me rappresenta veramente il teatro del Novecento e non solo italiano, cioè voglio dire è forse il più grande esponente del teatro italiano che ancora oggi viene rappresentato dappertutto, perché la sua opera, che è incentrata su questo continuo vuol dire analizzare la maschera e la realtà, no? È continuo vedere le cose come sono e come invece le vogliamo far apparire o come vogliono apparire. L'abbiamo scelto di non fare il teatro di Pirandello perché, come quello di Gobi, molto più ovviamente più denso e più importante, è estremamente difficile fare Pirandello. Bisogna essere molto bravi, bisogna avere una grande memoria, poi questa non era certa la serata per fare del teatro di Pirandello. Per cui abbiamo scelto dall'interno del fu Mattia Pascal, che è indicato nella nostra bacheca qui fuori, che vi invito poi a vedere perché c'è la foto della settimana e il libro della settimana. Ogni settimana cambieremo. C'è proprio il fu Mattia Pascal di Pirandello. Il fu Mattia Pascal rappresenta per Pirandello la trasposizione della sua idea teatrale nel romanzo, assolutamente innovativa per l'epoca, perché stiamo parlando dei primissimi del Novecento, quindi è nato, non dimentichiamo, sicuramente ad Agrigento, nella campagna di Agrigento, quindi
estremamente innovativo, grande, cioè parliamo di un autore che sta all'apice della nostra letteratura, e quindi ci accostiamo con molta accortezza a questa cosa. Per dire solo due parole sul romanzo, perché magari non tutti ricordano com'è, e quindi questo stralcio può sembrare. Il romanzo è basato sulla morte apparente di un bibliotecario, e questo bibliotecario si accorge, scappa, se ne va dalla famiglia, dalla moglie, dalla suocera che odia, eccetera, e scappa. Poi per un caso fortuito la suocera lo riconosce in un morto, ma perché vuole riconoscere, lui se ne liberano, è finito il discorso, eccetera. E lui si trova, viaggia proprio in questa zona, ed è anche per questo che abbiamo scelto questo brano, perché col treno va fino a giocare a Sanremo, al Casino di Sanremo, e si ferma in un paese che lui chiama Alenga, ma evidentemente è Albenga. Poi fate riferimento a Monte Carlo, a Sanremo, eccetera. E quando lui scopre che in effetti non c'è più, perché è morto, si è suicidato, ecco lì che viene fuori il tema pirandelliano, no? La maschera, io finalmente sono libero, mi posso chiamare in un altro modo, posso vivere un altro per un caso particolare pieno di soldi, ma non vi sto raccontando tutte queste cose, e va a Casino e gioca. Poi tornerà alla fine del romanzo, tornerà a casa sua, tornerà a Milano, in questo paese dove faceva il bibliotecario, e si accorgerà che le maschere sono solo maschere, si possono cambiare i nomi, si può avere i soldi, si può girare il mondo, si può essere altre persone, ma l'interno di noi, ognuno di noi, è quello che è, e non, con i nomi non basta per cambiare. Questa è qua la tematica anche di Uno Nessuno 100.000, che è il personaggio dell'autore, cioè è la tematica pirandelliana. Adesso vi leggo questo pezzettino proprio di questa zona, cioè che parla di questa zona, quando lui scopre di essere morto, di essere suicidato, di essersi suicidato. Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche tono migliore di quelli dell'ama. Gli occhi mi andarono su un suicidio, così, in grassetto. Pensai subito che potesse essere quello di Monte Carlo e mi affrettai quindi a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere. Ci telegrafano da Miragno. Miragno. E chi si sarà suicidato nel mio paese? Lessi: ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora di un mulino un cadavere in stato d'avanzata putrefazione. Ad un tratto la vista mi si annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio potere. E siccome stentavo a leggere con un occhio solo quella stampa minuscola, m'alzai in piedi per essere più vicino al lume. Putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stia, a circa 2 chilometri dalla nostra città. Accorsa sopra luogo l'autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro, il cuore mi balzò in gola e guardai spiritato i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. Accorsa sopra luogo, estratto dalla gora, piantonato, fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario, io. Accorsa sopra luogo, più tardi, per quella del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni, causa del suicidio, dissesti finanziari. Io, scomparso, riconosciuto, Mattia Pascal. Rilessi, con piglio feroce e col cuore in tumulto, non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare, come se quella notizia così irritante nella sua impassibile laconicità potesse anche per me essere vera. Ma se non per me, era pur vera per gli altri, e la certezza che questi altri avevano fin da ieri della mia morte era su come me come una insopportabile sopraffazione permanente, schiacciante. Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e quasi anch'essi lì sotto i miei occhi riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli dai loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli e svegliarli per gridar loro che questo non era vero. Possibile. E riflessi ancora una volta su una notizia sbalorditiva. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s'arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio.
suo andar monotono, d'automa duro, sordo, greve, mi faceva crescere in punto l'orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme. Spiegazzavo il giornale, lo rimettevo in sesto per rileggere la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola. Riconosciuto. Ma è possibile che mi abbiano riconosciuto? In stato d'avanzata putrefazione. Ah! Mi vidi per un momento lì, nell'acqua verdastra della gola, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante. Nel raccapriccio istintivo incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi. Io no, chi sarà stato? Mi somigliava, certo. Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia stessa corporatura. E mi hanno riconosciuto, scomparso da parecchi giorni. Ma io vorrei proprio sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me, vestito come me, tale e quale? Sarà stata forse lei, Marianna Dondi, la vedova pescatore. Oh, ma pescato subito, certamente, ma mi ha riconosciuto subito. Non se lo sarà perso, figuriamoci. È lui, mio genero. Ah, povero Mattia! Ah, povero figliuolo mio! E si sarà messa a piangere, forse anche. Si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto che non ha potuto tirargli un calcio e gridarle: ma levati di qua, che non ti conosco. Freddico. Finalmente il treno si arrestò in un'altra stazione. Aprì lo sportello e mi precipitai giù con l'idea confusa di fare qualche cosa. Subito! Un telegramma d'urgenza per smentire quella notizia. Il salto che spiccai dal vagone mi salvò, come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione. Intravidi un balene. Ah sì, la mia liberazione, la libertà, una vita buona. Avevo con me 82.000 lire e non avrei più dovuto darle a nessuno. Ero morto! Non avevo più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera, nessuno! Libero! Che cosa cercavo di più? Pensando così, dovevo essere rimasto in un atteggiamento stranissimo, là sulla banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone, mi vidi attorno parecchia gente che mi gridava non so che cosa. Uno infine mi scosse, mi spinse, gridandomi più forte: il treno riparte! Ma lo lasci ripartire, caro signore, gli gridai io a mia volta. Cambio treno! Bravo! Vorrei dire che Maurizio, da quando lo conosco, ha fatto un cambiamento. Sono un po' più vecchio, sì. Proprio bravo. E l'aria ha detto che è l'aria. Ci ricolleghiamo un attimo. Ci ricolleghiamo ai rappresentanti dei nostri giorni della letteratura italiana. Quindi abbiamo parlato di Baricco con Novecento, il pianista sull'oceano, e parliamo di Dario Fo, classe del 26, premio Nobel nel 97, drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, scenografo, famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l'impegno politico di sinistra. Con la moglie Franca Rame ha scritto numerosi monologhi. Questa sera ve ne presentiamo uno, cioè lo presenta Anto, è in versione ridotta, è un pezzo bellissimo e l'Anto lo fa in una maniera eccezionale. Non fregatevi. Ma senti. Vabbè, adesso stiamo dietro, grazie. Aspetta. Mettimi così, l'auricolare. Sì, non è una cuffietta. Lo so. Non è un foulard. Aspetta, che adesso sono in posizione magari un po' decentrata. Allora, la porta. Il titolo è Monologo della puttana in manicomio. Una donna sta seduta su una sedia metallica. Ha una cuffia acustica calzata in testa.
un microfono davanti alla bocca e una serie di fili che dalle caviglie dei polsi se ne vanno dentro un apparecchio tutto valvole luci che si accendono e si spengono in intermittenza, posto al suo lato. Sì, sì, dottoressa, la sento benissimo. Non si preoccupi, sono rilassata. Soltanto che mi pare di essere un robot con tutti sti fili. Anzi, mi pare di essere su una sedia elettrica. Mi fa un'impressione. Senta, dottoressa, non sarebbe meglio che lei venisse qui vicino a me invece di starsene là in quella specie di cabina da aeroplano? Perché io non ce la faccio a raccontare delle cose se non vedo in faccia qualcuno. Ma io gliela dico lo stesso la verità, non mi lascio condizionare io. Va bene, va bene. Se non può. Allora, da dove comincio? Da quando abbiamo bruciato la palazzina dell'industriale? No? Prostituta? Senta, dottoressa, a me non mi piace dire quella parola lì, prostituta. Preferisco dire puttana. Insomma, è meglio parlare chiaro, no? Ecco, va bene. Sì, sì, ho capito, ho capito. La prima esperienza sessuale? La prima non me la ricordo. Ero troppo piccola. Me l'ha raccontata mia madre durante una cenata con mio padre. È lì che sono venuta a sapere che lui, mio padre, aveva tentato di violentarmi. Ma io non me lo ricordo. No, nessun trauma. Io gli volevo bene a mio padre. La seconda volta, sì, sì, quella sì, con un ragazzo su un prato dietro a casa mia. L'erba era bagnata. Avevo un gran freddo al sedere. Lui era proprio imbranato. No, niente. Non ho sentito niente. Sì, mi ricordo che ho sentito un gran male qui, all'ombelico. Sì, all'ombelico. Perché lui si credeva che fosse quello il posto dell'amore. E lui spingeva, spingeva. Sì che lo so che cos'è la sessualità, oh, si figuri, dottoressa, mica sono scema come sembro. Io mi sono informata, ho letto moltissimo sulla sessualità, anche libri scientifici. Così ho scoperto che noi donne ci abbiamo i punti erogeni. Si dice così, vero, dottoressa? So tutto sulla sessualità della donna, io. Sì, so tutto. Però sono scema, peggio, un idiota, come dire, deficiente. Ma non lo dico è così per dire, no. Sono una che ogni tanto va giù di rigolo. E lei lo sa, dottoressa, io di colpo non capisco più niente. E poi faccio delle cose che dopo non mi ricordo più. Lo so, perché me lo raccontano gli altri dopo. Eh? Che cosa mi raccontano? Ma dottoressa, gliel'ho già detto. Ah, non fa niente, devo raccontarglielo ancora. Ah già, 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 per via della macchinetta che registra. Ah! Mamma, ho sentito una scossa qui, non è che mi mandate arrosto, eh? Sì, 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 ok, racconto. Beh, loro, gli altri, mi dicono che sono quando sono andata fuori da matta, io mi sono spogliata nuda, che ho ballato nuda, che mi hanno scopata nuda. Non si dice. E come si dice? Presa? Sì, mi hanno presa, ma poi mi hanno anche scopata. Sì, sì, andiamo avanti. Chi? In quanti? Dove? Non so, non me lo ricordo. Io so solo che quando mi risveglio qui in manicomio, che mi hanno imbottita di sedativi e che ho dormito per 2 giorni filati, sono tutto un dolore. Mi sembra che mi abbiano dato delle gran botte, di sicuro me ne hanno date le botte. Mi ritrovo piena di lividi, dappertutto, anche sulla faccia. E che ne so io? La polizia che mi era colto
dice che sono caduta. No, non si trovano testimoni, non si trovano. Intanto, chi se ne frega? Sono una puttana, no? Una puttana che ogni tanto va in crisi. D'altra parte, lo dicono tutti. Chi è una puttana? È una che ha trovato la maniera di stare bene senza lavorare. Pensare che io invece ho lavorato, e come? Ho fatto la serva e mi scopavo. Poi ho fatto l'operaia e anche lì, cogliona te che ti fai scopare facile. Si vede che ti piace, stronza. No, non mi piace. Sì, lo so, è troppo facile. È comodo buttare tutta la colpa sugli uomini, carogna, sbottare che è la società. Me lo diceva anche la mia mamma. Se una vuole essere una donna onesta, non c'è verso. Si fa ammazzare piuttosto. E io infatti mi sono fatto ammazzare. 8 ore in fabbrica, più gli straordinari. È proprio lì che sono andata fuori da matta. La prima crisi ce l'ho avuta in fabbrica. Così dai, dai, sono saltata per aria. Ho spaccato i vetri con un carrello. Ho rovisciato i bidoni del colorante. Mi sono impiastrata tutta di pittura. E poi mi hanno raccontato che mi sono messa a ballare nuda per i corridoi. Sì, facevo lo spogliarello negli uffici della direzione, con gli impiegati che ridevano e battevano le mani, sti stronzi. E no, io mica me ne rendevo conto. Sì, dopo che sono uscita dalla neuro, mi hanno ricoverata qui, al manicomio. E quando mi hanno licenziata dal manicomio, io lavoro, non ce l'avevo più. Mi avevano licenziata. Beh, senta, dottoressa, lei può pensarla come le fa, la faccio, mica volentieri. Guardi, non ho mai trovato una del mio giro che salti fuori a dire «Oh, quanto è bello fare la puttana!» La dottoressa qui mi ha spiegato che quando vado fuori la matta è proprio per il mio complesso di colpa, che io non ce la faccio a sopportare l'idea di fare la puttana, che ho delle turbe. Ma che cazzo saranno mai le turbe? Datemi pure della matta. A me stare in fabbrica mi piaceva perfino. Facevo una fatica boia, ma stavo con delle donne insieme. Era per il rispetto che avevo di me medesima. Guardi, dottoressa, sa che cosa le dico? Se una non ha provato a fare la puttana, una non può capire cosa vuol dire perdere il rispetto di sé medesima, la schifezza di sto mestiere. E se uno è nella merda, che fa? Cerca di nuotare, di non sentire la puzza. E cerco in qualcuno che ti tiri in barca, gita di piacere. Ti sembra quasi di vendicarti. Vuoi fottere, pezzo di merda? Chi credi di essere perché hai 4 soldi? Beh, allora paga. Io non ci sono. Scopri una morta, coglione! Il fatto è che in quei momenti lì io sono uscita davvero. È lì che vado fuori da matta e mi svergogno e faccio il ballo nuda. Io del bastardo per bene che mi ha organizzato il servizio l'ultima volta mi sono ricordata. E in vista, con macchina di rappresentanza, ufficio con tripli servizi, doppia segretaria, amici per bene, porci come lui. Io ho fatto la scema giuliva. Già, un po' su di giri, con la ridarola facile, pronta, fresca, profumata, con bidet fatto. C'erano degli altri del suo giro che gli facevano l'offerta e lui si è messo in corsa e io ho fatto vincere lui. Il signore ha guadagnato la scopata! Complimenti, signore! Tutto ingallato di soddisfazione mi porta via dal bar, strizzando l'occhio ai concorrenti scornati. Andiamo su, nel suo ufficio, con camera attigua, e lui comincia la sua giocata come se ci fossero tutti intorno quelli del bar a guardare golosi e a gridargli «Bravo, sei un fenomeno, che toro!» Sembrava che ci avesse le piume anche sul culo. Poi si addormenta che pare un bue ammazzato. Io mi rivesto, gli porto via tutto quello che trovo, libretto degli assegni, chiavi della macchina, dell'ufficio, dell'ascensore, di casa, del garage, del motoscafo, della cassaforte, passaporto, patente, tessera del rotolo.
del circolo della caccia, degli amici della Croce Rossa, della Democrazia Cristiana. Tutto, perfino la croce di Cavaliere del Lavoro appesa in un quadro sopra la scrivania. Via di corsa, me ne sono venuta qui al manicomio. Ah, dimenticavo che prima di uscire sul tavolo degli uffici gli avevo lasciato un biglietto. Se mi vuoi trovare, sono al manicomio. Il bastardo per bene ha telefonato lì, alla portineria, dove c'era un'infermiera che sapeva già tutto. Ah, bene, e lei, ingegnere, ha approfittato di una malata. È arrivato lì con un avvocato, ma lui l'avvocato l'hanno sbattuto fuori. Voleva parlarmi in privato, ma io ho risposto che no, se voleva parlarmi doveva venire dentro nel camerone con tutte le altre ricoverate presenti. E quando è stato dentro, che pareva un verme sotto spirito, gli abbiamo fatto il processo. Ha dovuto raccontare tutto quello che coi suoi amici bastardi come lui ne aveva combinato 10 giorni fa. E tremava, si impappinava e piangeva. E adesso lo facciamo sapere ai giornali, è tutto registrato. Gli ha preso una crisi. Poi gli abbiamo restituito la sua roba, abbiamo mandato la trascrizione del nastro ai giornali. Lui si è dato da fare come un disperato, ha messo di mezzo chissà chi. Fatto sta che nessuno ha pubblicato una riga di tutta sta storia schifosa. 5 giorni dopo io stavo uscendo dal cancello per tornare a casa. E ho visto una macchina che mi veniva dietro. Mi sono messa a correre, ma all'angolo i due sono saltati giù da un'altra macchina, hanno cominciato a pestarmi, che se non arrivavano di volata due infermieri del manicomio che dalla portineria avevano visto la scena, ero già bella che morta. Mi hanno portata al pronto soccorso, più di là che di qua. Poi le mie compagne del manicomio mi hanno portato loro nel nostro camerone. Piangevano tutte, mica per pietà, ma per rabbia. Ma porca di una miseria, gridavano, ma possibile che noi si deve sempre beccarle, farci fottere, pestare? Ma noi, qualcosa, sto bastardo, bisogna pure che gliela facciamo. Non serve, diceva la dottoressa, vendicarsi non serve, è con la lotta organizzata, con la politica che si vince, non con la vendetta. E chi ne ha in mente la vendetta? Dicevamo tutte, noi, è proprio un gesto politico che si vuol fare. La sera dopo, giù in città, è scoppiato un incendio. La palazzina dove c'è l'ufficio del bastardo è andata a fuoco. Incendio doloso, ha detto la televisione. Gesto politico, ha detto una delle ricoverate. Gesto politico, hanno risposto tutte le altre. La dottoressa è stata in silenzio per un bel po'. Poi anche lei ha detto, sì, gesto politico.